viene chiamato il padre dei poveri o anche frate caritato, ecco perché fin dall'inizio, diciamo, della sua vita, lui è nato nel 1642, morto nel 1720, nato a Gigliano e morto poi a Roma, ecco, proprio durante tutta la sua vita è stata segnata, ecco, da questo importante qualità, ecco, importante virtù, ecco, del servizio ai poveri, della misericordia verso coloro che erano più sfortunati, coloro che erano malati, coloro che avevano tante difficoltà. Per cui potremmo dire è proprio un santo futuro, abbiamo una speranza, non quella beata, ma abbiamo una speranza che per sua intercessione possa qualcuno avere delle grazie, dei miracoli che poi potranno portare alla santificazione. Ecco, la sua caratteristica principale è proprio quella, come si diceva, di servizio per i poveri, il servizio per coloro che veramente, ecco, hanno in difficoltà, i poveri e i malati. Difatti, ecco, sappiamo dalla storia proprio che, ecco, lui era uno dei primi a andare proprio nell'ospedale vicino a San Martino Monti, lì a Roma, proprio per soccorrere, ecco, dare da mangiare, aiutare i poveri e i malati, no? Coloro che avevano proprio queste difficoltà, ma non solo, forse una cosa più nuova, ancora più importante, è coloro che poi uscivano dall'ospedale dove erano, ecco, avevano bisogno di un posto dove fare un po' di convalescenza. E lui proprio ha inventato questo, e c'è anche lì vicino a San Martino ai Monti, ecco, questo luogo dove, ecco, lui faceva tornare queste persone che avevano bisogno di un po' di convalescenza dopo essere state ammalate. Quindi vedete, ecco, è stata una persona che ha guardato, potremmo dire, al futuro, no? Guardava avanti, una persona non così, diciamo, superficiale, ma una persona proprio che ha guardato le necessità delle persone che aveva davanti e ha sentito questo suo cuore che batteva forte per queste persone che erano in difficoltà. E il supporto, da quello che sappiamo dalla vita, il supporto principale, diciamo, per poi agire, perché, ecco, l'azione, ecco, verso i poveri, verso i malati, se non è sorretta da una parte spirituale, facilmente poi cade, no? Dura un po' di tempo, ma poi se non ha fondamenta cade. E il suo sostegno, diciamo, in questo suo servizio verso i poveri, verso i sofferenti, era proprio la preghiera costante. Ecco, una preghiera che era fatta non di scritti, perché non ha lasciato scritti, ma una preghiera che era perseverante, una preghiera costante. E richiamandosi chiaramente anche alla stessa regola carmelitana che invitava a meditare la legge di Dio giorno e notte, e che lui era un grande osservante, ecco, della regola carmelitana, delle costituzioni dell'ordine carmelitano. Per cui, ecco, ci fa, ecco, sottolineare e si dice anche a noi, ecco, qualsiasi nostra azione, nostra agire verso gli altri per il bene, ecco, va sostenuto, ecco, dalla preghiera. Ma non solo la preghiera, ma anche, ecco, ci diciamo, la storia, le persone che hanno scritto su di lui, proprio della celebrazione eucaristica, dell'Eucaristia. Ecco, ci dicono che spesso di notte lui andava a pregare, ecco, in adorazione del Santissimo Sacramento. Perciò vedete quanto sia importante, no? Anche la Chiesa ancora oggi insiste su questo, la preghiera. Ecco, Cristo preghiera, ecco, potremmo dire le parole del Vangelo, e Cristo Eucaristia, no? La comunione e i sacramenti. Ecco, sono dei mezzi di salvezza che abbiamo a nostra disposizione. E il nostro Beato Paolo proprio, ecco, li ha valorizzati proprio per, ecco, perché, ecco, per un servizio, perché non fini a se stessi, perché non saremmo giudicati, e questo è anche un testo che lui approfondiva e meditava, non saremmo giudicati sulle messe che avremmo preso, sulle preghiere che avremmo detto, ma saremmo giudicati sull'amore, sulle nostre opere di misericordia. Abbiamo fame, e mi avete da mangiare, avevo sete, ricordate, no? Quando
giudizio finale. Per cui ecco il nostro beato proprio ha sostenuto proprio la sua opera di servizio di beni, ecco, con questi valori fondamentali, ecco, cristiani, della preghiera e dell'Eucaristia. E allora dobbiamo anche noi prendere esempio, perché i santi sono davanti a noi, perché ci danno un esempio, ecco, e dal paradiso, che non vediamo, che sia un paradiso intercedono per noi. La loro funzione è quella proprio di darci un esempio, come loro sono diventati beati, sono diventati santi, e non sono nati beati, ma hanno fatto un cammino di santità, ecco, hanno fatto un cammino e sono arrivati a conoscere, ad amare il Signore, a vivere in maniera eroica la fede, la speranza e la carità. Così anche noi lo possiamo fare, ecco, nessuno è escluso, a secondo la vocazione che gli è stata data. Il nostro beato, ecco, fin da giovane è entrato in convento e ha fatto e ha passato tanti conventi, poi fino ad arrivare a Roma. Ecco, ha fatto questo cammino, no? Ma in ogni luogo dove lui andava, proprio, ecco, lasciava un segno sia di carità e anche di istruzione, di servizio, perché era conosciuto per insegnare il catechismo alle persone del paese dove si trovava. E proprio una bella caratteristica anche sua era quella, ho detto, di quando cambiava convento se ne andava via, usciva, se ne andava la sera, di notte, perché non voleva farsi inneggiare, non voleva che la gente lo osannasse o diceva no, non andare via, stai qui con noi. E perché questo? Non perché non considerava la gente, ma perché voleva vivere proprio l'umiltà, perché l'umiltà è anche questa una caratteristica, ecco, del nostro beato. Per cui proprio per vivere anche questa, ecco, se ne andava di notte quando non c'era nessuno. E tante volte anche diceva proprio che lui era un grande peccatore, ma questo di dire grande peccatore è una caratteristica di tutti i santi. Quando si legge le vite dei santi si legge sempre ma come sono peccatore, ma come sono cattivo, sia di varie tante, da Santa Teresina, da San Francesco, ma da tanti altri. Ecco, proprio si sentivano dei peccatori, si sentivano persone che avevano bisogno proprio della misericordia di Dio. E ecco, il nostro santo proprio, ecco, era, ecco, di questo avviso. Però poi sappiamo, i santi lo dicono proprio perché avvicinandosi nel loro cammino sempre più al Signore, ecco, sono illuminati, ecco, da questa grazia. Allora vedono anche una piccola cosa dentro di loro sbagliata, e allora, ecco, ti sembra che sia un grande peccato proprio, no? Allora, ecco, questo è un bel esempio, dicevo, di santi proprio che, ecco, si sono impegnati. Questo nostro fratello si è impegnato fino in fondo, fino a dare tutto se stesso, no? per coloro che avevano bisogno. E sempre si sa di lui che era una persona che insisteva che non ci doveva essere della persona l'ozio, perché l'ozio, dice, partorisce molti vizi, no? Si dice anche come proverbio, ecco, non stare con le mani in mano, no? Anche se lo chiamavano mani bucate, perché dava tutto quello che aveva ai poveri, non teneva niente per sé. Ecco, questo, ecco, per noi è un insegnamento, no? Ecco, di non essere persone oziose, ma avere sempre qualcosa di bene da fare, ecco, partendo certamente dalle persone con cui viviamo, perché non possiamo essere bravi all'esterno se poi in casa non siamo persone che vivono, ecco, quei valori in cui, ecco, annunciamo all'esterno. Perciò, ecco, proprio, vedete, ho fatto un po' una sintesi di alcune qualità proprio del nostro beato, perché è stata anche questa un'occasione per me, quando sono stato invitato a celebrare qui la messa, ecco, per questa ricorrenza, anche per rileggere alcuni scritti, alcune cose, e anche questo certamente è servito a me, ma è qualcosa che serve, ecco, a ognuno di noi, a ognuno di voi, proprio perché, ecco, vediamo che è un personaggio che, ecco, ha lasciato un segno, in particolare sia nella zona dove è vissuto, qua, ma anche in particolare a Roma, nel viaggio che lui fece da Salma, da San Martino a Monti a Santa Maria Maggiore, che sono poche centinaia di metri, proprio, ecco, fu fatta a suo tempo, ecco, quando lui morì,
niente, eccetera, perché tanta gente lo voleva rivedere e nella chiesa di San Martino non c'era posto per poterlo rivedere. Allora fecero il Papa, ecco, diede questa possibilità a Clemente XI di fare questa processione, di portarlo in Santa Maria Maggiore perché tutti potessero vederlo, no? E così anche domani verrà fatta questa rievocazione storica, perché il corpo è stato rifatto, rimodellato, no? È stato da un'azienda apposta, così ha detto Padre Lucio, e proprio ci sarà una cosa veramente bella, sarà, chi potrà andare per questa celebrazione sarà veramente bella. Allora vedete proprio un segno della gente che subito, ecco, lo voleva santo, no? Santo subito, come è successo poi per il santo Giovanni Paolo II. Ecco, lo volevano, ecco, già agli onori dell'altare, per cui vuol dire che aveva lasciato qualcosa di buono. Allora cerchiamo anche noi, ecco, nel nostro piccolo, di lasciare dei segni buoni nella nostra vita, di seminare del bene, ecco, dove noi viviamo. Perché se, ecco, se cose buone, sicuramente, forse non vedrò subito il risultato, no? Ma ecco, cercare sempre di operare secondo quella che è la volontà di Dio nei nostri confronti, che diventiamo tutti santi, perché tutti siamo chiamati alla santità con il battesimo. Perciò, ecco, viviamo allora il nostro battesimo, siamo tutti dei consacrati al Signore, camminiamo nella vera santità, ecco, che abbiamo davanti, ecco, i nostri modelli, il beato Paolo, che, ecco, proprio anche lui, proprio per arrivare alla santità, si è servito di questo servizio e anche dell'aiuto di Maria Santissima Madre del Carmelo. Allora, ecco, faremo poi un canto alla Madonna, proprio perché, ecco, chiediamo al beato Paolo e a Maria Santissima, la Madre del Carmelo, che ci accompagni nel cammino della vita e ci diano sempre quelle cose di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale e anche poi per le nostre necessità materiali.